La 31esima giornata di Serie A sulla carta sembrava favorevole al Milan, invece i rossoneri nel secondo posticipo del lunedì non vanno oltre lo 0-0 a San Siro contro il Bologna, dopo aver visto Napoli e Inter cogliere preziosissime vittorie in casa di avversarie ben più quotate come Atalanta e Juventus. È la bellezza del calcio, unico sport al mondo in cui nulla è scontato. Nonostante la frenata, il diavolo resta al comando del campionato, anche se ora si ritrova i partenopei a meno 1, i cugini nerazzurri a meno 4 con una gara da recuperare. Un torneo sempre più mediocre ma vincente e appassionante rispetto a quanto accaduto negli ultimi 10 anni. Contro i felsine, i rossoneri poco brillanti e pericolosi sono in pochissime occasioni. Dunque, ancora una volta, la compagine di Stefano Pioli gioca a Ciapanò per lo scudetto, steccando contro una piccola tra le mura amiche. Preoccupanti recidive in vista della bollatona finale, merito anche di un Bologna che ha giocato con il cuore per Sinisa Mihajlovic, costretto nuovamente alla ricovero per la grave malattia, collegato con Milano dalla sua stanza d'ospedale. Mentre al Milan non è bastata la spinta dei 70.000 al Meaz, la curva sud a fine gara ha comunque cantato, noi ci crediamo. Nell'altro posticipo del lunedì, il Verona interrompe la serie positiva del Genoa al Bentegodi, ancora una volta decisivo il ciolito Simeone, che lancia il Verona segnando il gol vittoria dopo soli 5 minuti di gioco. Risultato 1-0.